grazie a voi che avete organizzato questo incontro, grazie a tutti i convenuti. Io debbo anzitutto in qualche modo giustificare la mia presenza, perché non sono di professione un politico e non sono a rigore neanche un marchigiano. La seconda questione la giustifico più facilmente e immediatamente, essendo mia moglie marchigiana ed essendo mia figlia nata nelle Marche, credo di avere in qualche modo una giustificazione su questo versante. Quanto alla questione invece politica, sono qui essenzialmente, come già stato detto, anche in quanto modesto teorico di questo partito politico che si chiama Vox Italia e che nelle Marche si presenta per la prima volta con una sua proposta originale e fuori dal coro. Si presenta insieme ad altri gruppi, diciamo così, nel caso specifico qui a Senigallia, ringraziamo naturalmente Senigallia Bene Comune, che già nel nome è consona al nostro programma, perché il bene comune è una parola chiave dimenticata della politica contemporanea, che è bene invece ravvivare più che mai. Ma in sostanza il problema della politica, a mio giudizio, oggi è un problema di evaporazione della politica. Sempre più si chiama politica quella che in realtà è semplice gestione dell'esistente, calcolo economico, dove spariscono sempre più le visioni antagonistiche che un tempo orientavano nello spazio della politica, davano anche luogo a visioni molto diverse fra loro, conflittuali. E invece oggi sembra che la politica sia ridotta alla sua dimensione puramente tecnicistica di calcolo e di quantità. Basta sentire i dibattiti, io personalmente ne sento molti, molti pochi, preferendo occuparmi di altro, ma quando mi capita di sentirli effettivamente sono pressoché imbarazzanti per la povertà di visione e di idee. Si parla solo di numeri e di calcoli, numeri del MES o del Recovery Fund, ma non c'è una idealità della politica. Del resto, se noi analizziamo il lessico della politica contemporanea, ci accorgiamo che è abitato da una parola che non deve sfuggire. Questa parola è assenza di alternative. È stato notato dai tedeschi, che hanno la curiosa usanza ogni anno di nominare la parola dell'anno, che la parola del 2009 era alternativlos, che significa senza alternative, ed era la parola preferita da Frau Merkel, tra l'altro. Ma assenza di alternative è lo spirito del nostro tempo, è una delle frasi preferite dei politici, che sempre la utilizzano come possibilità di deresponsabilizzazione. Non ci sono alternative, quindi occorre necessariamente fare così. La si è usata recentemente anche a proposito del lockdown, di cui parlavano coloro i quali mi hanno preceduto. Non ci sono alternative, disse a un certo punto, credo fosse marzo-aprile, il Presidente del Consiglio. E questa è una frase che non deve essere passata sotto silenzio. È una frase squisitamente liberista, dove per liberismo io, in estrema sintesi, intendo la razionalità dei mercati e per i mercati. Il liberismo altro non è se non il governo per i mercati, la governabilità dei mercati e per i mercati, con svuotamento della politica, appunto. La politica è, penso al Novecento, è stato il campo, l'arena conflittuale di visioni del mondo che pensavano che direzione diversa dare del mercato e al mercato. Prospettive più socialiste, prospettive più liberali. L'idea era in qualche modo che si potesse intervenire nella realtà economica con una idealità, con l'idea di una società diversa, più giusta, con l'idea di una ulteriorità nobilitante in grado di organizzare le idee della politica, si poteva intervenire nella realtà economica. Ecco, questo scenario sembra essere evaporato, in effetti. Sembra che oggi non ci sia più il senso dell'alternativa e prevalga il liberismo come razionalità dei mercati e per i mercati. Ed è su questo punto che voglio chiarire in breve qual è la novitas introdotta da Vox e perché ritengo che sia importantissimo appoggiare questo partito da poco nato, che non ha fretta, senza fretta e senza tregua si procede, e che ha però dalla sua tutta una serie di elementi che cercherò di far emergere. Lasciate che dica che oggi il liberismo è egualmente dominante a destra come a sinistra.
In sostanza, che vinca la destra o che vinca la sinistra, nelle Marche, in Italia o in Europa, vince comunque il medesimo, e il medesimo è l'ordine dei mercati, l'ordine liberista. Essenzialmente la politica oggi vede contrapposti due blocchi che fingono di altercare su tutto, ma che poi condividono la stessa visione del mondo, e che anche se non la condividessero, peraltro, sarebbero costretti a condividerla de facto dall'assenza di sovranità nazionale. In questo modo risultano per molti versi simili a due calvi che si contendono un pettine, che è il potere politico, perché poi in effetti quale che sia il partito che andrà a governare, stante la situazione in cui viviamo, semplicemente dovrà essere il partito che vince e che quindi esegue le volontà dei mercati, della Banca Centrale, del Fondo Monetario Internazionale. Ecco perché la parola sovranità è così centrale anche nel programma di Vox. Bisogna riconquistare la propria sovranità sul territorio, a partire naturalmente dalle regioni, dalla nazione e così via. Ecco, la razionalità del liberismo è una razionalità del mercato e per il mercato, dicevo. La nostra è un'epoca di spoliticizzazione, è un'epoca in cui in sostanza prevale una politica ridotta a marketing politico, come cercherò di dire. Un tempo c'erano, come voi sapete, nel Novecento le infauste forme dei partiti unici, quelli che mettevano in maniera infame, fuori legge, tutti i partiti che non fossero quello di governo. Oggi, per fortuna, direte voi, è finita l'epoca del partito unico, in un certo senso avete ragione a dirlo, ma da un altro punto di vista si può dire che viviamo nell'epoca della razionalità politica unica. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che certamente non c'è per legge il partito unico, ma i tanti partiti che popolano lo scenario della politica sono variazioni e sfumature del medesimo, in una sorta di finto pluralismo in cui i plurali dicono tutti la stessa cosa, e quella stessa cosa è essenzialmente sul piano economico mercato sovrano e sul piano geopolitico globalizzazione americano-centrica, globalizzazione atlantista. Questo aspetto merita di essere indagato e studiato, in questa sede mi limito a sottolinearlo e vi segnalo il fatto che in questa nuova razionalità unica della politica voi potete essere liberisti di destra, liberisti di centro, liberisti di sinistra, ma non potete non essere liberisti. Ecco perché non c'è bisogno del partito unico, quando i tanti partiti è come se fossero il partito unico, perché sono frammentazioni del medesimo, sono riproposizione moltiplicata all'ennesima potenza del medesimo messaggio. Questo determina il fatto, a tratti paradossale, che abbiamo il liberismo che ha una figura analoga a quella di un'aquila con una doppia apertura alare. C'è una destra bluette del danaro, che è quella che vuole la privatizzazione, come si diceva prima, la sanità privatizzata, quella che vuole la deregolamentazione dei mercati, quella che liquida come comunista tutto ciò che riguardi una vaga idea di welfare state, di diritti sociali, di governo politico dell'economia. E poi abbiamo convergente alla destra bluette del danaro una sinistra fucsia del costume, che è più vocazionalmente aperta all'idea della deregolamentazione antropologica, se vogliamo chiamarla così, che è poi l'altra faccia della deregolamentazione dei mercati, e che naturalmente con lo stesso stilema narrativo bolla come fascista, in questo caso, tutto ciò che si opponga alla deregolamentazione antropologica, no? In questo quadro post 1989 l'antifascismo in assenza di fascismo e l'anticomunismo in assenza di comunismo svolgono una magnifica funzione di legittimazione dell'ordine liberista, perché neutralizzano come fascista chiunque ritenga che ci debba essere una sovranità della politica sull'economia, e liquida come comunista chiunque ritenga che ci debba essere un welfare state, dei diritti sociali, una comunità solidale e così via. Ecco, in questo scenario l'importanza di Vox Italia sta nel rompere lo schema.
Box Italia ci segnala che tertium datur, è possibile non essere liberisti, anzi è possibile rivendicare la centralità dei beni comuni, la centralità della sovranità territoriale, quindi del controllo politico, la centralità dei beni comuni e della comunità. Naturalmente se ci fosse qui un eventuale esponente della destra direbbe che siamo con questo discorso comunisti, se ci fosse un esponente della sinistra direbbe che siamo fascisti e quindi avvalorerebbe il discorso fin qui svolto e noi ne saremmo molto felici perché vorrebbe dire che abbiamo delineato una situazione realistica. Fatta questa premessa, vi dico ancora che Vox spezza questo schema. Vox è il tertium datur, è la possibilità di pensare altrimenti rispetto al liberismo, sottolineando cose che fino a non molto tempo fa erano ovvie e scontate, ma che in quest'epoca appaiono quasi sovversive e rivoluzionarie, cioè che gli uomini vengono prima rispetto alle merci, che la politica viene prima rispetto all'economia, che il bene comune della società e della comunità viene prima rispetto all'interesse egoistico individuale, che il mito della crescita infinita è in realtà una follia nell'ambito di un pianeta finito e con esseri finiti quali noi strutturalmente siamo. In sostanza Vox fa la sua battaglia per riaffermare l'ovvio che è stato dimenticato, anche l'ovvio vuole la sua parte, bisogna riaffermare alcuni contenuti che appariranno ovviamente, ripeto, fascisti alla sinistra e comunisti alla destra, perché sia la destra sia la sinistra sono ugualmente liberiste, cambiano, ripeto, in alcune sfumature, no? La destra liquida come comunista ciò che non è liberista e la sinistra liquida come fascista ciò che non è liberista, ma come dire, marciano separate ma colpiscono poi insieme, colpiscono poi insieme. Tra l'altro, dicevo, marketing della politica, voi che siete cittadini partecipanti alla vita della vostra comunità venite ormai trattati dai politici come clienti, no? I politici stessi si trasformano in merci suadenti che vengono messe in vendita, appunto truccati, imbellettati, con sorrisi smaglianti, vestiti pressoché tutti alla stessa maniera. E appunto in questo scenario voi sapete che nel mondo della merce vi è una finta prospettiva di pluralità. Voi potete scegliere la merce A o la merce B, nel nostro caso politico la merce destra o la merce sinistra, ma quello che vince è il mondo delle merci in ogni caso, che non solo non viene contestato ma viene sempre da capo riconfermato dietro questa falsa alternativa che io chiamo in realtà alternanza senza alternativa, un'alternanza che serve solo a neutralizzare l'idea di alternativa quanto più invece la propone e la ventila. Questo è un primo aspetto. Vox dice no, Vox dice di essere al di là di queste categorie, di riproporre al centro il tema di una democrazia sociale con una vocazione non liberista e l'idea appunto a cui facevo riferimento di controllare l'economia, mettere al centro la comunità e la persona. Del resto stiamo vivendo in un'epoca piuttosto strana, in cui certi moduli narrativi sono ugualmente buoni a destra e a sinistra. Mi colpì molto durante i primi tempi della pandemia quando alcuni esponenti, se ricordo bene, del centrodestra di alcuni comuni delle Marche proposero, a fronte della gestione della pandemia nella regione che non ritenevano evidentemente adeguata, il commissariamento della regione. Forse ricorderete questo passaggio, no? È curioso che queste forze politiche volessero il commissariamento della regione, no? Che il commissariamento sia delle Marche sia dell'Italia significa sempre cedere la sovranità a qualcun altro in qualche modo, ed è curioso che si autodefiniscano sovranisti coloro i quali vogliono poi in qualche misura cedere la sovranità a partire dal loro territorio. È un'epoca strana questa, in effetti, di senso di assenza delle alternative, è un'epoca anche sempre più palese di sdemocratizzazione, se vogliamo chiamarla così, no? Sembra in qualche modo essere in discussione l'idea stessa che il demos possa autodeterminarsi, no? Sono quasi mal tollerate le elezioni stesse. La democrazia, tra l'altro, vi assicuro, non si risolve nelle libere elezioni, che pure sono il presupposto di ogni
democrazia, ma la democrazia non è solo inserire la scheda nell'urna. La democrazia, come dice anche la Carta Costituzionale italiana, che Vox onora e pone al centro del suo programma, la democrazia è la sovranità del popolo all'interno dello Stato nazionale. Naturalmente, perché ci sia la sovranità del popolo nello Stato nazionale, occorre che ci sia la sovranità dello Stato nazionale, no? E larga parte del liberismo, Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, aspira, o già è riuscita in larga parte, a distruggere la sovranità degli Stati nazionali, distruggendo in tal maniera anche la democrazia come sovranità dei popoli negli Stati nazionali. Bene, in questa dimensione stiamo vivendo sempre più palesemente una messa in discussione della democrazia. Intanto le stesse elezioni sempre più vengono mal sopportate dai mercati, no? Non è passato molto tempo da quando un certo Oettinger dell'Unione Europea disse che i mercati avrebbero insegnato agli italiani come votare, no? Una frase che è curiosa, ma lo stesso Juncker, uno dei principali euroinomani di Bruxelles, disse non molto tempo addietro che non c'era democrazia nazionale che potesse contrastare la volontà dei trattati europei, no? Curiose definizioni sintomatiche, ma anche il nostro italiano Mario Monti, anche se il suo cuore batte a Bruxelles, il nostro Mario Monti disse all'indomani del referendum del Brexit che si era peccato di un abuso di democrazia, no? Sono tante piccole formule che forse vi parranno casuali, ma io non credo nella casualità, credo in qualche modo nello spirito del tempo, e queste frasi rivelano che c'è uno spirito del tempo di indebolimento della democrazia anche nelle sue basi più elementari, la libera votazione. In ambito scientifico molti sono i trattati che stanno uscendo, che hanno addirittura il coraggio aperto ormai di intitolarsi Against Democracy, contro la democrazia. Un titolo italiano uscito non molto tempo fa di uno studioso italiano era Uno non vale uno. Uno non vale uno. Ora il registro è molto semplicemente spiegato, perché dicono, certo, se voi avete mal di pancia andrete dall'esperto, dal medico, non potete chiedere a uno qualunque. Nell'ambito scientifico certo che è così, ma nella politica non vale questo principio. In democrazia uno vale uno, evidentemente. E l'errore malizioso del liberismo è quello di dire che devono governare gli esperti, deve essere degli esperti la parola. Ma attenzione, la democrazia è quella forma in cui viene ascoltata e recepita non l'esperienza dei singoli, ma l'esperienza collettiva della società. Questa è la forza della democrazia, di tutti e di ciascuno. Ecco perché in quest'epoca stiamo assistendo all'idea in qualche modo che la democrazia debba essere sostituita da expertise di tecnici super partes, si intende, però poi coincidono quasi sempre con top manager liberisti con sede nella City londinese o con banchieri. Il paradosso è che poi se ci sono dei veri esperti, magari in economia, che però hanno visioni non allineate con l'ortodossia liberista, vengono ugualmente trattati come zoticoni inesperti, no? Lo vediamo anche in questo contesto del virus, ritorna questa vicenda, no? Alcuni medici indubbiamente esperti, che hanno visioni non propriamente ortodosse sul tema del virus, sono trattati come negazionisti qualunque, no? Appunto come se non facessero parte della squadra degli esperti. Ecco, è molto pericoloso questo discorso. Intanto perché l'idea degli esperti sta delegittimando la politica dei politici, sempre tecnici e banchieri devono essere, top manager, e poi perché viene svalutata l'idea stessa di democrazia, che invece è il fondamento del progetto anche di Vox. L'idea è sempre quella che occorra affidarsi agli esperti e che il popolo non sia in grado di decidere, non sia in grado di far valere una sua concezione. Certo, il voto è in qualche modo ancora accettato, però quando votano in maniera inopportuna rispetto a ciò che hanno già deciso le elite globaliste nei loro consigli di amministrazione, i popoli vengono rampognati, i mercati insegneranno agli italiani come votare, i mercati si adombrano e si indispettiscono, addirittura si parlava di rifare il referendum in Inghilterra per il Brexit, e così via.
questo contesto è evidente quello che sta avvenendo, c'è un indebolimento della democrazia. Se poi i popoli si oppongono a ciò che si pretende essere giusto, intervengono gli intellettuali che sono gli armigeri dell'ordine dominante, sono i mandarini dell'ordine dominante. Cosa fanno? Solitamente il buon intellettuale allineato con l'ordine dominante spiega, riprende e spiega con attenzione al popolo la piena razionalità di ciò che lo fa quotidianamente soffrire. Questo fa l'intellettuale in larga parte oggi, no? Il popolo magari comincia ad avere dei dubbi sull'Unione Europea, interviene l'intellettuale a spiegare che l'Unione Europea non può essere il problema perché è la soluzione. I popoli cominciano ad avere qualche dubbio sul libero mercato deregolamentato e l'intellettuale interviene a spiegare che se non c'è il libero mercato c'è il nazismo o lo stalinismo. Ancora, i popoli cominciano ad avvertire che l'immigrazione di massa deregolamentata non va certo a vantaggio né dei migranti né dei lavoratori autoctoni, iniziano a sospettare che possa andare nell'interesse di qualcun altro e l'intellettuale giunge puntuale a spiegare che l'immigrazione incontrollata è comunque un'imperdibile occasione di incontro multiculturale. Ecco, Vox spezza gli schemi rispetto a tutto questo. Vox è il tentativo di dire che c'è ben altro, che il liberismo non è la sola sorgente possibile, che il mercato non è il fondamento di tutto e che c'è, più importante rispetto al mercato, la possibilità di autodeterminarsi con sovranità popolare. È la terza possibilità rispetto alle due che invece sono uguali manifestazioni del medesimo. Naturalmente è difficile far passare questi messaggi perché anni di rimbecillimento di massa organizzato e pianificato da televisioni, giornali e radio fanno sì che quando noi parliamo in questa piazza ci siano un centinaio di persone, tutte colte, interessate, attente ai temi della democrazia, magari due paesi più in là con i selfie della Nutella gli assaggi della pizza in piazza si fanno migliaia e migliaia di persone, ma ci si sente pur dire che questa è la democrazia, no? La democrazia cioè è ormai molto spesso gestita come un modo di far sì che il popolo ami il peggio, invece la democrazia è il tentativo di innalzare il popolo facendolo riflettere. Certamente quello che dimenticano gli intellettuali molto spesso è che dicono che non bisogna parlare alla pancia. Beh, il popolo ha anche la pancia invece, certamente, ma non bisogna parlare solo alla pancia. Ecco, noi siamo l'unione di testa e pancia, ebbene sì, e bisogna cercare di tenere insieme queste due dimensioni. C'è chi parla solo alla testa e chi parla solo alla pancia, noi proviamo a parlare alle teste e alle pance, perché senza pance non ci sono teste e quindi bisogna anche ragionare di questo. Ecco, la proposta di Vox Italia è una proposta totalmente controcorrente che lentamente cercherà di costruire una visione del mondo. Tutti i partiti oggi esistenti sono essenzialmente di due tipi, sono partiti post-ideologici, cioè partiti che non hanno una loro ideologia, no? Voi potete prendere il Movimento 5 Stelle, che è un classico esempio dell'epoca liquida in cui viviamo, come la chiamava Bauman. Il 5 Stelle è un partito, neanche partito, un movimento, come i liquidi in movimento, e può assumere la forma del contenitore che di volta in volta lo ospita, contraddicendosi continuamente. Del resto diceva qualcuno che non scendiamo mai due volte nello stesso fiume, quindi si cambia continuamente, i nemici di ieri diventano gli amici di oggi, gli amici di ieri diventano i nemici di oggi e tutto cambia incessantemente. Ma la stessa Lega in fondo non è un partito ideologico, no? Non ha una strutturazione ideologica, infatti cambia anch'esso continuamente, no? La strategia della Lega è stata abbastanza semplice in fondo dagli anni 90 ad oggi, è stata quella di spostare sempre più in giù il confine, no? Prima il confine era il Po, poi è diventato Roma, adesso è tra la Sicilia e la Libia essenzialmente, però l'ordine del discorso è grosso modo quello. Ci sono poi, accanto a questi partiti post-ideologici che non hanno un'identità specifica e che infatti possono, come 5 Stelle, trasformare gli amici di ieri in nemici di oggi, o come la Lega, che era il partito autonomista del nord per eccellenza, diventare il partito della sovranità, curiosamente. Ci sono i vecchi partiti ideologici ma folclorici, sono partiti folclorici
penso ai partiti che espongono la fiamma tricolore o la falce e il martello. Sono partiti che hanno la dignità di avere un'ideologia alle spalle, condivisibile o meno che sia, si intende, hanno un loro fondamento ideologico, ma non vanno al di là di una politica folclorica, per l'ovvia ragione che la fiamma, come la falce e il martello, non potranno mai esercitare un'egemonia culturale e politica dopo il Novecento in Italia. Saranno sempre divisivi e costringeranno sempre i partiti in questione ad autoghettizzarsi in forme folcloriche, vedi la testa rasata e il braccio teso da una parte, vedi il pugno chiuso e i santini di Lenin dall'altra. Sono in qualche modo partiti che riconfermano anch'essi l'ordine esistente nella misura in cui dividono anziché creare un'egemonia culturale che non potranno mai fare. Ecco, Vox Italia è qualcosa dialetticamente alla maniera hegeliana, è una sintesi, un superamento, è un partito ideologico, certamente, ha una sua visione del mondo e al tempo stesso non è folclorico nostalgico, non ha alcuna nostalgia per fiamme, falci e martello, prova ad andare oltre, a reimpostare ideologicamente un nuovo discorso. Questa è la sfida di Vox Italia ed è per questo che partiamo anche dalle Marche nel tentativo di pensare e agire altrimenti, come recita il motto di Vox Italia. Ed è per questo che siamo qui a segnalare che esiste qualcosa di diverso. Starà poi naturalmente a tutti coloro i quali crederanno nella possibilità di pensare o di agire altrimenti. Sapete che il primo gesto per poter uscire dalla caverna, ce lo insegna Platone, è comprendere che siamo in una caverna, capire cos'è una caverna. Se noi siamo nella caverna e non sappiamo di esserlo, non avremo nemmeno l'esigenza di uscire. E l'altro problema però naturalmente che ci pone Platone è come fare con quelli che non vogliono uscire dalla caverna. Questo è un problema non indifferente. Siamo qui a spiegare l'esigenza che c'è una caverna, ci siamo dentro e che insieme possiamo uscirne. Non si può tirare fuori qualcuno tirandolo per le orecchie dalla caverna. Bisogna discutere dialogicamente, filosoficamente, se volete, per spiegare cos'è la caverna e perché è bene uscirne, spiegando come in fondo gli altri che pure si succedono sui palchi in questi periodi sono gestori della caverna in realtà, si dividono per mantenervi nella caverna, e vi dicono che magari nella caverna faranno qualche addobbo, qualche ritocco, qualche miglioria, ma non vi dicono mai che siete in una caverna e che è bene uscirne. Ecco allora l'importanza di un tema tanto importante. Naturalmente uno potrebbe, in riferimento ai partiti folclorici che dicevo, dire ma anche quelli volevano portarci fuori dalla caverna. Già, questo è un altro problema, perché bisogna fare molta attenzione quando si esce dalla caverna che chi ci sta accompagnando fuori non ci stia portando verso un'altra caverna, quindi si riproduce lo stesso problema. Ecco, noi abbiamo la piccola ambizione di spiegare che c'è una caverna, che possiamo uscirne e che vogliamo tenerci a distanza di sicurezza da ogni caverna. E di questo vi ringrazio. Ringrazio anche i molti medici presenti. Esatto, grazie a tutti i medici in prima linea che hanno veramente combattuto questa battaglia accanto per aiutare noi cittadini. Due aspetti, come diceva Diego, noi non siamo quelli di Evafa assolutamente, noi studiamo, analizziamo, infatti la Costituzione, noi difendiamo la Costituzione che è stata gravemente violata, come ben sappiamo, con i nostri diritti durante il discorso epidemico, ma non lo diciamo solo noi, l'ha detto prima di noi la Presidente della Corte Costituzionale, dottoressa Cartabia, il Presidente emerito della Corte Costituzionale, dottor Cassese, ed è intervenuto 3 settimane fa un giudice, il giudice Manganiello del Tribunale di Frosinone, che ha annullato proprio una multa di un cittadino che è riuscito a farsi una passeggiata proprio perché per il discorso della gerarchia delle fonti la DPCM non poteva superare quelli che erano i diritti costituzionali, e questo giudice ha annullato questo verbale. E da notare anche che il nostro è l'unico paese che ha prolungato l'emergenza rispetto a tutti i paesi d'Europa, nemmeno Orban, definito il presidente dittatore dell'Ungheria, ha prolungato l'emergenza. Noi siamo l'unico paese che ha prolungato l'emergenza in tutta Europa.
tornando alla Costituzione, continuiamo a difenderla perché i nostri padri costituenti sono stati dei monumenti a scrivere la nostra Carta Costituzionale. L'hanno scritta col sangue, con la sofferenza e con una guerra mondiale. Dobbiamo continuare a difenderla perché questi, i nostri attuali parlamentari, non sono certamente della stessa statura, ma soprattutto perché c'è il concreto rischio che possiamo essere commissariati dai comitati tecnici. Come abbiamo visto, se adesso ce n'è voluto uno, bello corposo, con 1000 parlamentari, immaginiamo un domani con la metà dei parlamentari. Quindi noi votiamo no alla modifica della nostra Carta Costituzionale, invitiamo i nostri cittadini a togliere la rabbia di questa antipolitica, quindi difendiamo la nostra Carta Costituzionale fino all'ultimo, perché è in ballo la nostra stessa democrazia, perché quello che è successo consentirà altrimenti a chiunque governerà dopo di attivare la leva. Quindi siamo in una situazione certamente di rischio, quindi ribadisco, difendiamo la nostra Carta Costituzionale, la nostra Costituzione, e diciamo ancora grazie ai nostri padri costituenti perché ancora oggi godiamo e lottiamo sui diritti che loro ci hanno lasciato. Grazie a tutti, date fiducia al Vox Marche, non verrà tradita, e votate la nostra lista civica con il nostro candidato sindaco, perché ci sarà un reale cambiamento anche per questa città. Grazie ancora, buonasera a tutti. Qui il libro, per chi vorrà una dedica dal nostro Diego Fusaro, ci sono qui i libri, grazie ancora. Per chi vuole fare una domanda? Giusto, se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Allora vorrei cominciare io con una domanda al candidato dei bene comune, al candidato sindaco. Ecco, il candidato sindaco sta arrivando. Al candidato sindaco, io anche a Diego Fusaro, vorrei fare una domanda. Io questa piazza me la ricordo bellissima, con degli alberi. Io venivo a Senigallia al mare da bambino, abitavo a San Marcello, un paesino qui vicino, e sono innamorato di questa città. Mi dispiace vederla senza alberi. Una pianta ha anche il suo fascino, dà il suo fascino ad una città. Cosa intende fare la lista bene comune a questo proposito? Mi ricordo anche tanti alberi vicino alla stazione, mi ricordo più verde in questa città. Quindi ecco, volevo capire, è possibile che chiamiamo riqualificazione urbana il deserto? Sembra un quadro di De Chirico, bellissima piazza, senza verde non è la stessa, secondo me. Secondo voi? Allora, Senigallia soffre di mancanza di verde, soffre di una mancanza anche di un disegno complessivo sul verde. Nel nostro programma abbiamo appunto il piano del verde, bisogna rinforzarlo, ampliarlo. Se trasferiremo lo stadio, al posto dello stadio andrà fatto un parco, nient'altro, e bisognerà procedere anche alla manutenzione del verde, perché oggi non abbiamo dipendenti in grado di far manutenzione. Le esternalizzazioni non soddisfano l'esigenza di fare manutenzione continua. Penso ai giochi per i bambini, penso alle staccionate che non sono riparate. Allora bisogna ritornare a gestire il nostro verde bene, con la cura con cui gestiamo casa nostra. Questa è la ricetta che noi abbiamo, e ovviamente ripensare anche un verde, ad esempio in questa piazza che è bella, è grande, però non c'è ombra, non c'è una panchina, cioè non si può fruire questa piazza. Quando c'è il sole è veramente difficile stare, poi con il fondo chiaro. Ecco, certo. Chi ha progettato, chi ha fatto questo progetto, non si è posto questo problema, non ci ha pensato, non lo so, non c'è dato di saperlo, ma bisognerà fare degli interventi possibili per rendere questa piazza più fruibile per le persone, e quindi anche più interessante da un punto di vista economico. Penso alla mancanza di lavoro che c'è a Senigallia, e anche più interessante dal punto di vista turistico, perché, come dico sempre io, la nostra miniera d'oro è il turismo. Ecco, il turismo va ripensato a Senigallia, perché non basta più la spiaggia di velluto, non siamo più gli anni 60, bisogna pensare un turismo di Senigallia collegato con le frazioni. Abbiamo delle eccellenze stupefacenti, delle frazioni molto belle, sono abbandonate a loro stesse. Abbiamo risorse agricole, risorse della buona cucina, opere d'arte,
bisogna cominciare a progettare insieme, a lavorare in sinergia. Per questo stiamo incontrando le categorie, abbiamo incontrato anche oggi pomeriggio, ieri, e cercheremo di lavorare insieme con un approccio non calato dall'alto. Ecco, a Senigallia sorgono come funghi comitati. Qualcuno dice che sono scellerati, che sono cattivi. Io dico che è una legittima difesa della gente contro scelte imposte e per giunta sbagliate, perché al limite, se me la imponi ma è fatta bene, potrei anche passare sopra il metodo non proprio accettabile. Ma non solo sono sbagliate come metodo, sono sbagliate anche nel merito. Allora bisogna tornare dalla gente, la società è complessa. Non vuol dire che la politica non si deve assumere l'onere di decidere, ma prima bisogna sentire le persone, calarsi in mezzo alla gente, in mezzo alle categorie, e sostenere, fare le categorie medesime e fare un gioco di squadra, perché se no noi, le nostre famiglie, investiamo sui nostri figli, sulle nostre figlie, studiano e vanno a riverberare i nostri investimenti economici e anche affettivi all'estero o chissà dove. Stiamo invecchiando, bisogna che diventiamo ricettivi per i nostri giovani, bisogna fare start-up, favorirle, bisogna creare economia. Abbiamo delle idee molto chiare, abbiamo un programma che va sui contenuti ed è un programma fattibile, non è un libro dei sogni. Io ci credo molto. Spero di aver risposto alla domanda. Adesso, se risponde Sabrina o Diego, poi invito gli altri, chi avesse delle domande da fare viene qui, il microfono è aperto, potete fare tutte le domande che volete. Ditevi voi, noi siamo abbastanza siamo abbastanza certi che questa fatica sarà molto utile, se no non saremmo arrivati fino a qua, e quindi chiaramente abbiamo bisogno di continuare ad arrivare fino alla fine. Quando saremo al 23 sapremo come andrà a finire, sapremo che saremo di nuovo all'inizio, perché dovremo ricominciare insieme senza perderci. Perché una volta che abbiamo impostato questo nuovo messaggio e siamo sicuri di aver portato qualcosa che ci può dare davvero delle opportunità per essere cittadini di nuovo, essere protagonisti di nuovo e aver dimenticato le vecchie ricette che ci hanno distrutto e portato a questa situazione, forse dovremo ricompattarci ed essere ancora più un gruppo ancora più grande, una comunità ancora più coesa. Questo è quello che ci interessa arrivare a portare, e quindi io posso solo ringraziare tutti coloro che hanno organizzato fino a qui, quelli che ci stanno seguendo, quelli che ci hanno già elogiato in questo periodo di aver fatto un'operazione così importante. Senza di noi non c'era un'alternativa in questo momento da selezionare nelle urne, che sono importanti, no? C'è stato qualcuno, io sono stata su un palco un po' di tempo fa, lo voglio dire, perché è stato veramente dura per me, ma credo per noi, insomma, per noi cittadini. Sono stata invitata alla comunità di Capodarco in un palco tipo questo, con i protagonisti della campagna elettorale, i candidati presidenti delle liste, con moderatore Mentana, in una comunità che è una comunità per disabili molto, molto conosciuta, molto amata anche, ecco, piena di persone che volevano sentire che cosa avevamo da dire, e invece non ci hanno fatto parlare. C'è stato un piccolo teatrino tra la destra e la sinistra, con Mentana che si divertiva a prendere in giro le liste piccole, ci chiamava i piccoli, ci ha fatto stare per un'ora in silenzio. E dopo un'ora io ho sentito che non potevo tacere, ed è quello che facciamo, no? Siamo la Vox, non possiamo stare zitti, e non sono stata zitta. È stato un minuto di delirio in cui mi sono sentita rispondere: voi siete piccoli, scommetto 1 milione a 1 euro che metterà lei, che tanto vincerà uno di questi. E la mia risposta è stata: lasciatelo scegliere i cittadini nell'urna, non lo devi scegliere tu sei qui per moderare un dialogo tra noi che siamo cittadini, che abbiamo deciso di metterci al servizio della nostra città, della nostra regione, e non ci permetti di parlare. Brava. L'ultima risposta? Ma la sto sentendo la sua voce. Brava. Certo, se mi fa parlare forse la sentirà di più.
Ecco, noi dobbiamo far sentire la nostra voce, credo che questo sia un messaggio importante, dobbiamo far sentire la nostra voce, perché siamo persone intelligenti, con un cervello che ragiona e una pancia che ha voglia di sentire bene e di stare bene. Questo è quello che dobbiamo fare insieme. Grazie. Bravo. Salve, volevo fare una domanda in materia venatoria, visto che sia la destra e la sinistra si contendono i voti dei cacciatori. Certo. E visto che la caccia al giorno d'oggi secondo me non ha motivo di esistere, soprattutto per chi vive in campagna come me, da settembre a febbraio è motivo di disperazione, perché si vive praticamente dentro una guerra. La guerra dei botti. La campagna non è fruibile neanche da chi vuole andare a farsi una passeggiata, da chi vuole andare in bicicletta. Totalmente delirio in mano a loro, perché hanno un peso economico, evidentemente non so quanto peso elettorale abbiano sinceramente, anche se sappiamo che sia la destra e la sinistra se li contendono come se fossero l'ago della bilancia. Voglio sapere la vostra posizione in merito. Allora guardi, mi prende la sprovvista, non credo che abbiamo mai preso una posizione così definitiva, posso dire che abbiamo una posizione di metodo. Ok, cioè è necessario comunque, ecco, io adesso ascolto lei che ci sta raccontando di essere in una situazione delirante. Anche chiaramente le hanno un calendario venatorio, sì, questo me l'hanno spiegato, lo so. Perché sono riusciti a spingere in questa direzione, dopo ti do la parola, sì, Rosella, perché il nostro assessore è un cacciatore, esatto, spesso, però la questione è sempre legata al bene, io adesso vengo a sapere, noi veniamo a sapere che c'è una situazione di un certo tipo, ben venga, almeno la governiamo insieme. Se invece lei si trova a governarla da solo dentro un bosco con gli spari, è ovvio che non abbiamo nessuna opportunità. Allora io penso che questo sia un modo per poter veramente capire quali sono le necessità. Poi ovviamente sa, la gestione politica è sempre fatta anche di un dialogo e una scelta finale. Io sarei contraria, però non è personale. Domande precise. Lei non può presentarsi, scusi. Allora, il microfono è là. Ecco, bravo. Intanto lascio la parola a Rosella. No, stavo dicendo a lei. Sì, no, ma volevo fare una precisazione. Volevo fare una precisazione. Le Marche. No, scusa, è una precisazione. Ma no, ma scusa. Le volevo dire, spiegare la domanda che ha fatto il nostro ragazzo. La risposta è stata dal candidato che non conosciamo. Volevo solo aggiungere che le Marche sono l'unica regione italiana che ha anticipato l'apertura della caccia di 20 giorni. Non so, ma io non sono candidata. Guardi, è candidata anche lei, possiamo dare la risposta a tutti, non è che dobbiamo litigare per dare una risposta. Gliel'ho spiegato, le ho già detto. Scusi, gliel'ho spiegato, se vuole glielo rispiego, ma non penso che sia interessante rispiegare la stessa cosa. La domanda che ho fatto io è: qual è la vostra posizione nell'ambito della gestione venatoria? Allora, la mia posizione è stata una posizione di metodo, le ho detto, se abbiamo la possibilità di dialogare insieme e capire quali sono le problematiche, decideremo qual è la posizione migliore da tenere. Personalmente, se vuole una risposta personale, io sono contraria, ma siccome non decido da sola, questa è stata la mia risposta, non decido da sola, non posso decidere io perché sono il candidato presidente, le sto dicendo, c'è sempre una questione di metodo. La questione di metodo è se c'è una possibilità di dialogare, ad avere voce, ognuno avrà la sua voce e dentro quella voce si sceglierà qual è la strada migliore da percorrere. Non la decido da sola, questa si chiama democrazia, secondo me. Poi se mi chiede la mia, io sono contraria. Però è la mia personale, è diversa. Ok, scusi. Ma certo, io sono, cioè, scusate, io non posso, non posso dare una risposta personale, no? Se rappresento, non è che io posso sapere cosa pensa tutta la comunità. Certo, ma io la ringrazio infatti di aver portato la domanda, per carità. Va bene, se non ci sono altre osservazioni possiamo chiudere qua. Grazie, buona serata a tutti. C'è il libro.
qui sotto ci sono i libri, Diego è disponibile anche a farvi una dedica. Grazie.